dalle sale De Bramante alla Gagosian Gallery di Roma arriva Rachel Feinstein. Da Cenerentola a Schiaccianoci, il favoloso Natale del coreografo Luciano Cannito. Al cinema esce nelle sale Vita di Pi, diretto dal maestro Ang Lee. Il nostro autore della settimana è Pier Francesco Pingitore, che ci parla del suo Memorie dal bagaglino. Ben ritrovati ad una nuova puntata del Musa TV. Dalle sale del Bramante alla Gagosian Gallery di Roma, dove in una mostra fino al prossimo 5 gennaio Rachel Feinstein rivisita attraverso la sua arte i monumenti del nostro paese. Vediamo. Sculture e architettura classica, la Roma del passato, la Roma del presente, sguardi iconici ed ironici, surreali, spiazzanti. L'artista americana Rachel Feinstein presenta a Roma, alla Gagosian Gallery, la mostra installazione Site Specific, un progetto legato alla città e al tema del viaggio. Panneggi, pittura d'olio su un immenso specchio che riflette giostre, fontane, obelischi, vicoli, chiese, piazze della capitale, scenari onirici, quinte di un immaginario teatro rinascimentale tra bellezza e opulenza, mito e mortalità. Mara dentro. Fino al 20 gennaio il Museo di Santa Giulia di Brescia ospita le opere dell'artista Roberto Mangù. Dall'Andalusia riceve la cultura del mare, la cultura dell'oro, la cultura della notte e quella del viaggiare. Dalla cultura del nord riceve lo spirito e la forza dell'industria. Fino al 20 gennaio 2013 al Museo di Santa Giulia di Brescia si terrà Roberto Mangù Mara Dentro. La mostra propone un percorso nell'immaginario pittorico di Roberto Mangù, artista di notorietà europea, tramite circa 25 opere di grande formato legate al suo rapporto poetico con il mare Mediterraneo. Origine andalusa, Mangù ha il Mediterraneo nel sangue. Cresciuto intellettualmente a Parigi, ha saputo far convivere la sua doppia natura di mediterraneo e di figlio dell'industria europea. Nel suo peregrinare giunge anche a Milano, dove ha vissuto per anni. Adesso stiamo arrivati come a un vicolo cieco, quindi bisogna pensare e rimettere in questione, diciamo, il concetto di modernità. E questo è la molla, diciamo, di tutto il lavoro che vediamo qua. La sua pittura si esprime in uno spazio temporale che appartiene al nostro presente, ma si colloca in una prospettiva atemporale, disegnando un altro attuale che interrompe una continuità lineare, sia per inserirsi nella memoria che per proiettarsi nel futuro. Mara dentro evoca anche quel rapporto particolare che l'artista intrattiene con il mare interiore, che è anche il nostro, il Mediterraneo. Il suo lavoro, da tempo, si iscrive in una mitologia nutrita di coste luminose, appartenenti a questo spazio mitico che ha ispirato la nostra civiltà. Da Cenerentola a Schiaccianoci, il favoloso Natale del regista e coreografo Luciano Cannito. L'abbiamo sentito ai microfoni del Musa People. Vediamo. Il 20 dicembre Cenerentola al Teatro Massimo di Palermo, il 27 Schiaccianoci al San Carlo di Napoli. Cannito, Natale sotto il segno della fiaba, del sogno, della speranza. Sì, soprattutto in questo periodo c'è bisogno di tanta speranza, di tante favole. Spero che non ce ne raccontino tante chi invece di favole non ne deve raccontare. Noi che facciamo danza e facciamo teatro, è giusto che le raccontiamo le favole. Sono due lavori ai quali sono particolarmente legato perché sono quei balletti che sono i grandi balletti di repertorio che avvicinano tantissimo la gente al teatro, perché sono quei titoli, quelle musiche bellissime, Cenerentola di Prokofiev mentre Schiaccianoci di Tchaikovsky, e quelle storie universali che fa tanto piacere ogni tanto rivedere a teatro. E passiamo al cinema. Esce nelle sale Vita di Pi, diretto dal maestro Ang Lee. Ero in un caffè e questo signore al tavolo accanto ha cominciato ad attaccare bottone. Ha detto che lei aveva una storia straordinaria. Vediamo, da dove comincio? Esce nelle sale Vita di Pi, diretto da Ang Lee e basato sull'omonimo romanzo di Ian Martel, che annovera tra i suoi interpreti anche Gérard Depardieu.
Il padre di P è proprietario di uno zoo. Decide un giorno di trasferirsi in Canada con tutto lo zoo su una nave per farsi una nuova vita. La nave però affonda e P si ritrova perso in mare su una zattera insieme a pochi animali, tra cui una tigre del Bengala. Seguono così tutte le vicissitudini, le lotte e la sopravvivenza di P, sempre sotto l'occhio del pericoloso predatore. Ed ora vediamo il box office dello scorso fine settimana. Il terzetto di uscite pre-natalizie del weekend si piazza sul podio del box office settimanale. Comanda senza troppi problemi Lo Hobbit, un viaggio inaspettato di Peter Jackson, che incassa 4.281.715 euro. Dietro di lui Tutto tutto niente niente, con Antonio Albanese secondo con 2.366.192 euro, seguito in terza posizione da Colpi di fulmine, che incassa 1.387.862 euro. Il nostro autore della settimana è Pier Francesco Pingitore, che ci parla del suo Memorie dal bagaglino. Memorie dal bagaglino è il libro che ho scritto per ricordare un pochino questo lungo periodo che va dal 1965 ad oggi, e in cui si è svolta tutta questa nostra avventura del cabaret. Cominciammo appunto allora, 46-47 anni fa, in una cantina di Vicolo della Campanella, angolo via di Panico, che era allora una vecchia strada di malavita. E in questo piccolo scantinato, che noi inaugurammo con uno spettacolo che si chiamava I Tabù, si esibirono artisti importanti che sarebbero diventati ancora più importanti, anzi allora non lo erano, come Oreste Lionello soprattutto, Pino Caruso e Gabriella Ferri, e poi via via tanti altri. Dopo 7 anni passammo al Salone Margherita, cominciammo i nostri spettacoli in televisione, il primo con la regia di Antonello Falco, che si chiamò Dove sta Zazà, e in quello spettacolo, intorno alla figura estremamente affascinante e carismatica di Gabriella Ferri, facemmo esibire i nostri attori di quegli anni, e cioè Oreste Lionello, Enrico Montesano, Pippo Franco, Pino Caruso, Gianfranco D'Angelo, e fu immediatamente un grande successo. E restiamo in tema di libri per dare uno sguardo a qualche novità, come sempre un ritorno al futuro, ad una tragicomica società dell'apparire dove i cartelloni pubblicitari sono umani, i libri subiscono lifting letterari e ognuno ha diritto al proprio quarto d'ora di celebrità. È Sorridi di Silvia Antenucci. Un viaggio nel Salento delle innovazioni e delle superstizioni, proposto con amore e tanta ironia. La fotografia del carattere autentico di un popolo ricco di contraddizioni, con 11 insoliti itinerari turistici. Piero Manni scrive Salentini, guida ai migliori difetti e alle peggiori virtù. Il mondo è pieno di introversi, li vediamo anche se non li sentiamo, a volte ci disturbano con la loro reticenza, altre volte ci affaticano perché cedono sempre il passo a noi, altre volte ancora li apprezziamo perché sembrano innocui. Susan Cain scrive Quiet, il potere degli introversi in un mondo che non sa smettere di parlare. Ed ora passiamo ai principali appuntamenti con il teatro e la musica. Partirà il 22 dicembre e approderà al Teatro Brancaccino di Roma dal 3 al 6 gennaio il musical Siddhartha, scritto e diretto da Isabeau con il contributo musicale straordinario di Beppe Carletti. Inno irriverente e umanissimo alla natività nel solco della grande tradizione natalizia partenopea, che tra scherzi e tormenti narra il viaggio di Giuseppe e Maria da Nazareth alla grotta di Betlemme. Fino al 22 dicembre al Teatro Argentina è di scena la Cantata dei Pastori, nell'allestimento cult interpretato e diretto da Peppe Barra. Ed ora vediamo i principali appuntamenti culturali della settimana. Fino al 10 febbraio il Macro ospita la mostra di Francesco Fonassi e Margherita Moscardini, vincitori della terza edizione di Sei Artista, un programma di formazione concepito per supportare la crescita professionale di talenti under 30 che vivono in Italia.
Fino al 2 giugno 2013 al Forte di Bardi, in Valle d'Aosta, la mostra Dalla Terra all'Uomo, un ritratto aereo del pianeta. La prima retrospettiva in Italia dedicata al fotografo e regista francese Jean-Arthur Bertrand. L'esposizione curata da Gabriele A. Cornero e Catherine Arthur Bertrand. E questa era la nostra ultima notizia, l'appuntamento come sempre per la prossima settimana. Vi ricordo che se volete rivedere i nostri servizi potete farlo andando sul sito adnkronos.com e cliccando la sezione Media Center. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.